Il derby del Mancini tra Castelfidardo e Fano accende la 20ª giornata del girone F di Serie D, sfida cruciale per il prosieguo della stagione di due formazioni scosse da terremoti societari di vasta e imprevedibile portata. Il Castelfidardo ha scelto un nuovo direttore tecnico, Massimiliano Massimi, che in pochi giorni ha stravolto i connotati dell'organico, a partire dall'esonero dell'allenatore Manolo Manoni, rimpiazzato da Benedetto Mangiapane, ex Gallipoli e Spoleto, oggi in tribuna per mere questioni burocratiche. Per quanto concerne il parco giocatori, ufficializzati 4 innesti: il portiere Palombo, i centrocampisti Fioravanti e Fayet e l'attaccante Camara. Castellani senza vittoria nel 2022, 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 8 gare, praticamente bruciato il tesoretto di punti incamerato nel primo scorcio di stagione. Acque turbolente anche in casa granata: il presidente Russo ha prima annunciato, poi ritirato le dimissioni, subendo la pesante contestazione dei tifosi. La squadra di Catalano non riesce ad esprimere con regolarità il suo importante potenziale, finendo bloccata nel pantano della zona play-out. La nuova versione del Castelfidardo si dispone con un 4-2-3-1, Perkovic riferimento offensivo con Cusimano, capitan Bracciatelli e Lander Cardinali a sostegno. Fano schierato con un 4-1-4-1, Ricci a protezione della linea difensiva, Varriale e Tortoli esterni di centrocampo, con Licaxio e Herrera pronti ad inserirsi centralmente per sostenere l'unica punta, Broso. Dirige Dasso di Genova, pomeriggio di sole, stadio Mancini gremitissimo con tanti tifosi giunti da Fano. Al 16esimo clamorosa occasione per gli ospiti, un rinvio sbilenco di Mataloni innesca Tortoli, cross basso per Broso che in scivolata colpisce il palo da distanza 0. Variale potrebbe ribadire in rete ma non riesce a coordinarsi per il tiro. Sono però le prove generali per il gol del vantaggio fanese, che arriva 10 minuti più tardi. Herrera dalla sinistra cerca Licaxio a centroare, respinta corta del portiere fidardense Palombo, subito calamitata da Broso che insacca da puro opportunista. Prova a scuotersi il Castelfidardo, al 37esimo Bracciatelli dalla distanza costringe Zafestas alla deviazione in angolo. Il Fano legittima il vantaggio grazie all'abilità tecnica degli elementi offensivi. Al 41esimo Tortoli dalla sinistra cerca il palo lungo, palla fuori non di molto. Squadre al riposo sullo 0-1. Dopo un minuto della ripresa Cardinali mette dentro dopo un serrato batti e ribatti. L'arbitro Dasso di Genova però aveva già fermato il gioco. Il Castelfidardo sembra possedere un'altra verba. Al secondo Perkovic ha un buon pallone sul destro ma calcia malamente oltre la traversa. Al quinto Cusimano dialoga con Cardinali e cerca la soluzione di potenza sul primo palo. Zafestas non si lascia perforare. Dentro il nuovo arrivato Camara, originario della Guinea, ex di Recanatese e Maceratese, al posto di Cusimano. Al 18esimo proprio Camara difende palla in piena area e scarica per Cardinali. La conclusione è immediata ma Zafestas si salva ancora in angolo. Catalano inserisce Tomassini per Herrera, passando ad una linea difensiva a 5 decisamente più accorta rispetto al primo tempo. La spinta del Castelfidardo sembra scemare. Frenesia e poca precisione nel palleggio permettono al Fano di difendersi senza troppi affanni. Dentro Bracconi e Fayet in luogo di Perkovic e Daniello nel tentativo di rinfrescare la manovra. Al 30esimo però è il Fano a rendersi pericoloso, incursione centrale di Licaxio con destro incrociato che non va lontano dal bersaglio grosso. Al 33esimo Fayet con uno spunto di prepotenza riesce a procurarsi lo spazio per la conclusione di poco alta, biglietto da visita comunque promettente per il centrocampista senegalese classe 99. Le velleità di rimonta del Castelfidardo subiscono un duro colpo al 38esimo con il rosso diretto a Marcelli per un colpo proibito ai danni di Del Rosso proprio sotto gli occhi dell'assistente di linea. Gara molto nervosa nei minuti conclusivi sugli spalti di Vampa, una rissa sedata con difficoltà dalle forze dell'ordine. Maxi recupero di 6 minuti che non cambia comunque gli scenari, 3 punti pesanti per il Fano ottenuti con un primo tempo di personalità e controllo del possesso e una ripresa un pizzico sofferta in alcuni frangenti. Castelfidardo generoso e in partita fino al termine, la lunga serie negativa comincia ad incidere sull'autostima dei giocatori poco lucidi, soprattutto in fase di conclusione. Atleti a rapporto dai tifosi nel dopo gara, l'ambiente si aspetta una netta inversione di tendenza sul piano dei risultati, al di là del maquillage societario e di organico. Sentiamo i due allenatori. Mister Catalano, erano in palio 3 punti pesantissimi per il prosieguo della stagione, dopo una settimana anche non semplice per il vostro ambiente. Avete comunque interpretato bene la partita. Sì, dici bene, e chiaramente era uno scontro diretto e andava affrontato con
le molle con le pinze, perché il Castelfidardo è una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre con cui ha giocato, e soprattutto su questo campo dove si fa fatica a giocare, e lo dico con il massimo rispetto del paese, della città di Castelfidardo, con il massimo rispetto della società del Castelfidardo, dei calciatori e degli allenatori, onestamente è un campo che dove si fa veramente fatica a giocare a calcio. La mia, ma anche onestamente la squadra del Castelfidardo, hanno saputo adeguarsi a questo campo a tratti ingiocabile, e onestamente penso che la squadra abbia fatto quello che era necessario per poterla vincere. Tre punti importanti, adesso servirebbe forse quella continuità che è mancata ai ragazzi per uscire definitivamente da una zona che comunque resta di pericolo. Era una gara importante ma non decisiva, sia che l'avessimo vinta sia che l'avessimo persa o pareggiata, è una gara importante, tre punti sono importanti, ma il campionato nostro comunque, come quello del Castelfidardo e di qualsiasi altra squadra, non finisce certo oggi, ci sarà da battagliare, ci sarà da tenere la testa bassa nel lavoro e alta nella consapevolezza, e il campionato è lungo, quindi c'è da soffrire ancora. Mister Mangiapane, ci avete provato fino al termine anche in inferiorità numerica, è più rammaricato per il livello del primo tempo o per le occasioni, la superiorità non sfruttata nella ripresa? Ma la superiorità ce l'avevano loro più che altro, che il giocatore che è stato buttato fuori era il nostro, quindi... Parlavo di superiorità a livello di gioco, di occasioni. Guarda, fino all'11 contro 10. Io ancora adesso non riesco a capire come si fa a perdere una partita con mezzo tiro in porta, e tra l'altro purtroppo con un errore nostro, perché non si può prendere gol su una rimessa del portiere. Quindi questo, il rammarico più grande è questo, perché onestamente per quanto riguarda la prestazione anche a livello nervoso, a livello atletico, la squadra ha retto anche 10 contro 11. Io penso che il Fano, illuminatemi voi, ma non ha fatto un tiro in porta, il portiere nostro non ha fatto un tiro in porta. Noi abbiamo avuto 3-4 occasioni che andavano sfruttate meglio, però questo purtroppo l'ansia da vittoria, l'ansia da tirarci su fuori da questa situazione a volte ti fa o andare troppo di fretta o ritardare il passaggio o il tiro, e questo quell'attimo che ti fa perdere, che magari ti fa perdere l'occasione da gol. Ma io sapevo quando sono venuto qua che c'era un obiettivo importante, il primo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza prima possibile, che la città, che i tifosi abbiano tra parentesi da contestare o da chiedere maggiore concentrazione, maggiore attenzione, maggiore attaccamento della maglia, ci sta, perché è giusto che sia così, i ragazzi devono essere responsabilizzati. Cioè, io oggi ho detto che quando si indossa una maglia, qualsiasi essa sia, non si porta in giro una squadra, si porta in giro una città, e quindi si identificano in noi, perché noi portiamo in giro per l'Italia il Castelfidardo, quindi devono e dobbiamo dare quel qualcosa in più. Sono molto fiducioso e dopo la prestazione di oggi sono ancora più convinto che noi ci tireremo fuori più presto.